Diego Fusaro, Umberto Galimberti saranno ospiti del Festival delle Generazioni il 2 ottobre e sono qui con noi per regalarci delle pillole di saggezza che animeranno il festival. Partiamo con il professor Galimberti che nei suoi libri parla del passaggio dal futuro come promessa al futuro come minaccia. Se ci racconta meglio questo suo pensiero. Ma sì, perché il futuro è stato inventato dal cristianesimo, un futuro con una dimensione positiva, no? Nel senso che c'è la salvezza, poi è stato ereditato dalla scienza, c'è il progresso, poi è stato ereditato da Marx, c'è la giustizia sociale, poi è stato ereditato da Freud, c'è la guarigione, e tutto il male è al passato. Adesso, se è vero quel che dice Nietzsche, a me mi pare che sia vero, che Dio è morto, nel senso che il mondo non si organizza più intorno a Dio, automaticamente anche il futuro, come ho visto ottimisticamente, collassa. E allora tutte le figure della speranza, tutte le figure dell'auspicio, tutte le figure dell'augurio diventano dei retaggi storici sullo sfondo della passività dell'azione. Invece no, il futuro va preso, va aspettato, e tantomeno non va ideato o ipotizzato come promessa. Grazie professore. Diego Fusaro ha appena pubblicato il suo ultimo libro, dal titolo Il futuro è nostro. Allora, Diego, ci racconti, questo futuro nostro? Il futuro è nostro se sapremo appropriarcene, cioè se sapremo agire con l'ottimismo della volontà, come diceva Gramsci, e cioè se sapremo vincere quelle passioni tristi come la pigrizia, il disincantamento, la rassegnazione, il cinismo, che si sono impadronite dell'uomo occidentale, soprattutto io credo dopo il 1989, quando appunto si è prodotto un duplice e sinergico movimento di desertificazione dell'avvenire e di eternizzazione del presente. Stiamo vivendo a tutti gli effetti, dal mio punto di vista, un'epoca di eterno presente che mira, complici le prestazioni dell'ideologia neoliberista, a privare soprattutto le nuove generazioni del futuro possibile, inteso non tanto né soprattutto come promessa di salvezza messianica, ma come possibile luogo di progettazione di un'esistenza degna di essere vissuta. Oggi i giovani sono costretti, complici le forme salariali più meschine e abiette come il precariato e i lavori a tempo determinato, a vivere in una dimensione di assenza totale di futuro e di presente eternizzato che li coarta a abitare nella dimensione dell'inautenticità e insieme dell'assenza di certezze e di stabilità con cui progettare la loro vita. E io sono curioso di sapere perché fissi la data del 1989. Beh, 1989 è dal mio punto di vista non solo la più grande tragedia geopolitica del secondo Novecento, ma è l'anno in cui, sotto le macerie del muro di Berlino, resta sepolta l'idea, avrebbe detto Marx, del sogno di una cosa, cioè di un mondo alternativo sia al comunismo reale sia al capitalismo. Dopo il 1989 si spegne, secondo me, l'idea del perseguimento non del paradiso in terra, ma di un futuro diverso rispetto al presente, cioè l'idea che sia possibile combattere in nome di qualcosa di più grande e meno misero del presente oggi totalmente reificato all'interno del capitalismo. Ma Cioè nel 1989, secondo me, si impone quello che nei miei lavori ho chiamato spinozianamente il capitalismus sive natura, cioè una sorta di naturalizzazione, di destoricizzazione, di fatalizzazione in forza delle quali il presente si presenta come natura già da sempre data, che non concede alternative, a tal punto che del presente diventa possibile dire ciò che Goethe diceva della natura, sempre è stata, sempre è e sempre sarà così com'è. E allora facciamo una bella citazione di Bukowski: il capitalismo ha soppresso il comunismo, punto. Bene, punto. Adesso il capitalismo divora se stesso, ma noi non ce ne accorgiamo. Andiamo avanti. Professore, l'obiettivo di questo festival è proprio mettere a confronto, le due generazioni, no? Quelle dei giovani a cui è stato negato il futuro e quello degli anziani, che diventano un numero sempre più importante in Italia e nel mondo, che sono costretti all'inattività, ma, possono invece dare un contributo importante alla società. Cosa pensa lei delle soluzioni per risolvere questo conflitto che stiamo vivendo?
Ma sì, un conflitto è effettivamente in perdita perché i vecchi vengono estromessi da tutto, anche con qualche ragione, perché non è che sono agili e veloci nella loro ideazione, nelle loro cognizioni come quando erano giovani. Però c'è un deposito, non dico di saggezza, ma di esperienza, attraverso la che potrebbe tornare utile se appena ci fosse una comunicazione con il mondo giovanile. E i giovani invece vengono sostanzialmente messi fuori gioco per il semplice fatto, da un lato, che viviamo in un contesto dove il denaro è diventato l'unico generatore simbolico di tutti i valori, in un contesto tecnico che sostituisce sempre di più l'attività dell'uomo con le macchine, li si guarda con un'aria di sufficienza. Loro poi a loro volta cosa fanno? Vivono di notte invece che di giorno per non assaporare fino in fondo la loro insignificanza sociale e la mia considerazione è sostanzialmente questa, se consideriamo che i giovani hanno il massimo della forza biologica, infatti cosa fanno? Vendono il corpo oggi, sia i maschi che le femmine, hanno l'unica cosa che possono vendere, il massimo della forza sessuale ma non riproduttiva. Perché noi abbiamo creato un gap tra i 14 anni, quando gli organi sessuali sono attivi, e quando ci si può riprodurre intorno ai 30 e ai 35. È una società sessuata, è una fase del sociale sessuato ma non riproduttivo, è già un problema questo, no? Dopo nascono i problemi dell'omologa, dell'eterologa, di tutte queste cose qui a seguito di questa distanza, che già Maritain aveva segnalato come una condizione in cui la nota civiltà ha creato degli angeli che Dio non aveva previsto. Loro gli angeli non lo fanno, però non riproducono. Terzo è il massimo della potenza intellettuale dai 15 ai 25, 30 anni. E Einstein ha scoperto la sua formula a 24 anni. E allora una società che per me è il massimo della forza biologica, massimo della forza intellettuale, massimo della forza sessuale, non so che futuro possa avere. Quelli che circoliamo nell'idea che ci siano quattro persone adulte che non sono né giovani né vecchi che governano il mondo, niente, fanno il loro teatro, ma è venuta meno quella ciclicità del trapasso della generazione del vecchio che insegna al giovane e del giovane che entusiasma il vecchio, perché di che cosa si divertono i vecchi se non vedere l'esplodere i giovani. Diego? Sono molto d'accordo con ciò che diceva Galimberti a proposito di questo conflitto oggi esasperato fra giovani e vecchi. Intendiamoci, giovani e vecchi da sempre, da che mondo è mondo, sono generazioni non allineate fra loro. Già Isocrate racconta di come fra giovani e vecchi vi sia una tensione, e questo arriva fino a tempi recenti con Pirandello, i vecchi e i giovani. Però mai nella storia si era creato un vero e proprio conflitto insanabile fra queste due generazioni. Perché storicamente, se è vero che giovani e vecchi non erano assimilabili, ciò non di meno c'erano relazioni fra di loro. I giovani andavano ad apprendere dai vecchi, portatori di esperienze e di saggezza, e in maniera convergente i vecchi amavano circondarsi dei giovani perché erano appunto potenza biologica e apertura, anzitutto biologica, verso il futuro. Oggi la situazione mi pare essere tragicamente cambiata perché si è per un verso creata una vera e propria frattura incolmabile fra giovani e vecchi e per un altro verso si è creato un conflitto generazionale totale. I vecchi sono sempre più considerati dalla società come, non più come risorsa di saggezza, ma come corpi inutili, non produttivi, che non rientrano nel ciclo della produzione. Mentre i giovani, dal canto loro, sono considerati da una società malata, patologica come è la nostra, non per, appunto per la loro potenza biologica, culturale, per la loro sete di futuro, ma sono considerati come eternamente immaturi. Questa è la società che mira a renderci permanentemente immaturi e non è un caso che oggi si sia considerati giovani fino a 70 anni, cioè fino a, potremmo dire alla fine dell'esperienza lavorativa flessibile precaria. L'odierno mondo del tecnocapitalismo è esso stesso flessibile e giovanilistico, impedisce di giungere a maturità. Questo
perché tramite le forme del lavoro flessibile precario impedisce di raggiungere, avrebbe detto Hegel, la stabilità sittlich, etica dell'istituzionalizzazione familiare e professionale, impedisce cioè ai giovani di farsi una famiglia e di trovarsi un posto di lavoro fisso, cioè impedisce loro di accedere alla dimensione etica e borghese, si Certo. sarebbe detto un tempo, e quindi li considera giovani fino a 70 anni e per un verso, accanto a questo indecente elogio del giovanilismo di maniera, i giovani ragazzi vengono elogiati in quanto giovani se calciatori, le ragazze giovani se veline, non importa nulla, la società farà acquisire ai giovani un posto di rilievo nella cultura, nella politica, nelle istituzioni, per cui è un giovanilismo falso e ingannatorio che illude i giovani con il miraggio del giovanilismo a tutti i costi. Io credo che si debba abbandonare questa prospettiva e cercare nuovamente, uso una formula un po' pomposa, un patto intergenerazionale. Non a caso noi abbiamo scelto Firenze, come luogo dove portare avanti questo laboratorio del Festival delle Generazioni, la culla del Rinascimento, Rinascimento che è nato nelle botteghe. E qui arrivo all'ultima domanda: il ruolo dei maestri. Nelle botteghe rinascimentali i giovani andavano a imparare dal maestro. Non pensate che forse oggi, si è perso forse il ruolo del maestro e del mentore nella nostra società? Sì, si è perso perché non ci sono più maestri, ci sono i professori in giro. Il professore ti trasmette dei contenuti, il maestro ti struttura la testa. Io ho avuto dei grandi maestri e devo tutto a loro, sostanzialmente. Per quanto riguarda la filosofia, ho avuto Severino. Io non ho mai pensato neppure una riga di quello che lui diceva, non perché non capissi, ma perché non riuscivo a digerire che tutto è eterno. Ecco. Però lui mi ha dato la testa, io sono in grado di pensare grazie a lui. E questo vuol dire essere maestri. Nell'ambito della psichiatria c'è stato Jaspers, che ho frequentato a Basilea 5-6 volte a casa sua perché non mi insegnava più, ed è stato quello che mi ha messo in quella zona intermedia tra filosofia e psicologia, anzi meglio psichiatria che è più interessante alla psicologia. E su questo era d'accordo anche Kant, che diceva che a curare i matti devono essere i filosofi perché la filosofia è nata come difesa dalla pazzia. Invece se l'ha sopraprendere i medici questa attività. Dondo il fatto che dopo ho messo su a Venezia il master di consulenza filosofica per allenare i filosofi a curare le persone che stanno male. Ecco, e poi non so, nella psicanalisi ho avuto un altro grande maestro che è Mario Previ, che è morto 2 anni fa. Cioè, i maestri mi hanno dato forma, io sono il loro frutto, ecco, sono dei creatori maestri. Invece i professori sono quelli che ti danno dei contenuti, però devi crescere da solo, in mezzo al vento che ti storta il tronco, in mezzo alla pioggia, in mezzo all'aridità. Non vieni fuori alla fine perché nessuno si è preso cura di te, no, di fondo. Io sono molto d'accordo con quello che si è appena detto, soprattutto con la distinzione maestri e professori, perché i professori troppo spesso all'interno di un sistema scolastico universitario ridotto a diplomificio e a fabbrica di esami non sono coloro che coltivano e che portano avanti una paideia dei giovani, ma sono semplici burocrati, o per usare la nota formula di Max Weber, sono specialisti senza intelligenza e maestri, direbbe Lukács, di idiotismo specialistico, non danno una visione olistica dell'uomo, della società. I veri maestri sono invece quelli, e non a caso nell'antichità vi erano le scuole filosofiche con i maestri che portavano avanti un discorso filosofico coerente, sono quelli che più che darti dei dogmi a cui adattarti, ti danno un modus di pensare, ti danno la capacità di ragionare criticamente sulle cose senza cedere ai dogmatismi di maniera. Per cui sono molto d'accordo con quello che si diceva, bisogna assolutamente più che mai oggi ritrovare la figura del maestro. Io ho avuto parecchi maestri nella mia formazione, ma due soprattutto, sono coloro che hanno formato la mia persona. A Torino il filosofo marxista Costanzo Preve, che mi ha avvicinato ai testi di Marx e della tradizione del marxismo, riletto tramite le chiavi di lettura dell'idealismo tedesco, Hegel e Fichte in primis. E poi a Milano ho avuto, e ho tuttora come maestro, Andrea Tagliapietra,
che mi ha insegnato la passione della critica e con il quale collaboriamo all'interno di un centro di ricerca chiamato Crisi. Oltre che maestri, userei la formula di Gadamer e li chiamerei anche compagni, maestri e compagni, perché il maestro non è colui che tiene una rigida separazione, una distanza rispetto al discente, è colui che col discente istituisce un processo, un rapporto in cui si insegna e si impara allo stesso modo, e su questo la pedagogia di Gentile mi pare che abbia ancora molto da insegnarci. E poi naturalmente ci sono i maestri ideali, quelli con i quali non ho avuto un rapporto diretto, ma leggendo e studiando i quali mi sono formato, fra cui sicuramente Marx, Gramsci e più di tutti probabilmente Hegel. Grazie mille, questa è una piccola anticipazione del Festival delle Generazioni, vi aspettiamo il 2 ottobre alle 18:30 in Piazza Santa Croce.